La prima conferenza stampa dell'edizione 2023 del Festival dell'Economia di Trento si tiene a novembre del 2022 per presentare il manifesto dell'edizione 2023, il futuro del futuro, le sfide di un mondo nuovo. Da qui parte tutto il rapporto con il territorio, con le tante istituzioni che stimolano il festival portando proposte, suggerimenti e tutto questo arricchisce ulteriormente il palinsesto accanto ad un lavoro che il comitato scientifico e il direttore Tamburini stanno portando avanti già da settimane per la costruzione di un grande palinsesto. Nello stesso tempo la città come non solo contenitore ma come grande protagonista, e quindi i teatri ma sempre di più le piazze, i cortili, anche luoghi nuovi ed un grande coinvolgimento di tutti i nostri operatori affinché i contenuti scientifici si sposino al meglio con un'atmosfera di festa e con una grande accoglienza. Dopo il grande successo della scorsa edizione, la prima cura del gruppo Sole 24 Ore di Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine, confermata la formula innovativa introdotta, un evento diffuso pensato per attivare la città in una rete che intreccia bisogni e opportunità di imprese, istituzioni, giovani e anche famiglie. Una manifestazione caratterizzata da un palinsesto dinamico e innovativo che, accanto agli appuntamenti tradizionali del festival, propone una nutrita agenda di iniziative per giovani e appunto per le famiglie. Il Fuori Festival, con contenuti speciali, culturali, didattici, ma anche trasversali e di intrattenimento, con il coinvolgimento di talent, creator e influencer seguiti dai più giovani. Economie dei territori, la serie di appuntamenti che dà voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento sulle realtà territoriali, gli incontri con l'autore e le dirette evento in piazza Cesare Battisti, che a giugno hanno la grande adesione di pubblico a corso per incontrare i propri conduttori preferiti e vivere dal vivo le emozioni della radio live e del dietro le quinte. L'auspicio di questi 18 anni è che i risultati, i numeri, anche la modalità in cui il Festival dell'Economia si è espresso sulla città di Trento e sul Trentino sia confermata, sia per quanto riguarda la parte scientifica e per quanto riguarda la parte del legame con l'economia reale e anche di come viene spiegata ai giovani, alle famiglie, l'economia, che non è sicuramente facile. L'anno scorso credo che questo si sia visto, quest'anno il Sole avrà anche la possibilità di poter approfondire meglio perché ha l'esperienza dell'anno scorso. Noi nella vita di ogni giorno siamo protagonisti di grandi cambiamenti, ma non ne abbiamo fino in fondo la consapevolezza. E invece è un errore grave, perché essere consapevoli dei cambiamenti che ci sono è l'unica strada per essere protagonisti. Ecco, il Festival del 2023 servirà proprio a questo, di raccontare i cambiamenti di cui siamo protagonisti per accrescere la consapevolezza.